Ciao a tutti, vi faccio questo video per parlarvi di questo cavalletto alza ruota posteriore della Bike Lift che ho comprato ormai un paio di settimane fa e vi faccio vedere come sollevare la moto e come ovviamente riportarla a terra. Questo cavalletto in particolare nasce specifico per le Triumph Bonneville, Truxton e Scrambler, perché si adatta perfettamente al tipo di telaio che abbiamo. E questi cavalletti servono ovviamente per sollevare la ruota posteriore e si può utilizzare per tutte le piccole operazioni di manutenzione alla moto. E io per esempio in queste settimane l'ho già usato due o tre volte per sostituire l'olio ai freni, per pulire la catena, per ingrassarla. A breve farò il cambio olio motore con la sostituzione del filtro. Di conseguenza, con questo appunto accessorio andremo a sollevare la moto di circa 10-15 cm da terra e questo sarà molto utile per fare tutte le operazioni che vogliamo fare. E adesso farò due considerazioni sull'oggetto proprio e poi passiamo alla pratica e vi faccio vedere come si monta la moto sul cavalletto e come si toglie. Se non vi interessa la parte parlata, andate pure avanti, andate avanti circa un minuto, così passiamo direttamente alla pratica. Allora, abbiamo detto che questo è specifico per Scrambler, Bonneville e Truxton, semplicemente perché questa misura dei due braccetti va perfettamente a combaciare con il telaio di queste moto, quindi solleva la moto da sotto senza avere il problema di marmitte basse o altri, diciamo, impedimenti da sotto la moto. Semplicemente fanno leva sotto la moto e la sollevano, molto semplicemente. Una cosa che vi voglio far notare, perché ho letto alcune recensioni di clienti sui vari siti e che ho notato ovviamente anch'io, è il fatto che, adesso vi faccio vedere una piccola modifica che ho fatto e che consiglio anche a voi di fare, semplicemente quando andiamo a sollevare la moto, quindi quando facciamo questo movimento, quest'angolo del, ve lo faccio vedere un po' più da vicino, quest'angolo del diciamo cavalletto va a toccare il nostro telaio, quindi lo può andare a rovinare e può andare a sverniciarlo. E con l'inserimento di due pezzettini di plastica o due pezzi di cuoio, due pezzi di insomma di qualsiasi cosa di un po' robusto, andiamo ad evitare questo sfregamento e evitiamo di rovinarci la moto. Ci andiamo adesso a vedere la parte pratica, ovvero come solleviamo effettivamente la moto, come, diciamo, che stabilità ci dà e poi tiriamo giù la moto dal cavalletto. Allora, un consiglio che vi do innanzitutto è portare già la moto il più perpendicolare possibile al pavimento, al piano, non, senza esagerare, perché veramente basta pochissimo che ci cada dall'altra parte. Per fare questo io vi consiglio, ecco, se poi volete seguire questo consiglio, di utilizzare uno spessore da mettere sotto il cavalletto per mettere la moto il più dritta possibile. Quindi prendo la moto, sollevo, vado a mettere questo sotto la moto, di modo che sia il più perpendicolare possibile. Andiamo poi a mettere il cavalletto esattamente in questa posizione. Questa è la parte sinistra della moto. Vedete che il gommino è quasi appena arretrato rispetto a questo dado, al perno della ruota. Perfetto. Una volta messo bene lì sotto, diciamo, il cavalletto fisso, con una gamba ci vado sopra con un piede. Io per sicurezza le prime volte la tengo bene fissa qui dalla sella per evitare che prenda, diciamo, che faccia dei movimenti improvvisi e bruschi. Non ne fa assolutamente. In ogni caso, per sicurezza, visto che sono ancora le prime volte che lo faccio, la tengo. Ovviamente controllo che lì sia bello fissato, schiaccio col piede e la moto viene su.
Quindi adesso è assolutamente stabile, ok? La posso muovere, posso fare tutto quello che voglio. La ruota dietro è libera, gira, quindi posso fare manutenzione alla catena e pulizia e tutto quello che mi serve. Adesso, come dicevo, la tiriamo giù. Per sicurezza io tengo sempre il pezzo di legno sotto, giusto una precauzione. Non faccio altro che prendere il manubrio, ovviamente, mettere un piede qua sotto, prendo la sella e la moto è giù. Tolgo il pezzo di legno e la moto è nuovamente a terra. Perfetto, spero che questo video vi sia stato utile nel caso vogliate acquistare questo accessorio e niente, vi saluto, dai, alla prossima!